Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Tra l'altro chiedo scusa se i miei occhi, la mia faccia è un po' strana, ma inizio a sentire l'allergia che arriva. Quindi se ho gli occhi strani, un po' gonfi, che si chiudono male, cose del genere, è l'allergia. Nel caso di oggi ci troviamo ancora una volta in California, più precisamente in un centro abitato da circa 100.000 persone chiamato Simi Valley. Nonostante la sua vicinanza a Los Angeles, Simi Valley è un posto davvero tranquillo, composto quasi esclusivamente da residenze private. Vi metterò infatti qualche foto, ma da quello che ho visto si tratta davvero di un quartiere residenziale molto grande con molte case, ma niente di più. Proprio in una di queste case che state vedendo, negli anni 80 viveva la famiglia Copenhaver. Come potete immaginare dal cognome, avevano delle origini tedesche, più precisamente in realtà dal lato paterno, da cui infatti arrivava il cognome. Tra l'altro, mi dispiace, mi riferirò a queste persone come il padre e la madre perché non ho trovato effettivamente un nome. In ogni caso, il padre di questa famiglia lavorava come poliziotto a Los Angeles, faceva parte dei classici LAPD, quelli che si vedono molto spesso, insomma, anche nei film e nelle serie TV. Fatto sta che, essendo più o meno a un'oretta di distanza di macchina rispetto a Los Angeles, faceva praticamente da pendolare tutti i giorni. La madre di questa famiglia era un'infermiera, lo era stata per diversi anni, quando poi però era rimasta incinta del primo figlio aveva deciso insomma di rimanere a casa e di occuparsi a tempo pieno di casa e figli. Il figlio più grande si chiamava Jonathan, ma tutti lo chiamavano John, quindi anch'io da qua in poi mi riferirò a lui come John. Era nato nel 1981 e poi alcuni anni dopo erano nati suo fratello e sua sorella. La loro vita, soprattutto per i primi anni, non sarà stata perfetta, ma era una vita assolutamente dignitosa, felice, crescevano bene. Il padre lavorava moltissimo chiaramente per poter mantenere tutti, la madre si occupava comunque bene tutti i giorni di loro. La situazione iniziò a degenerare quando Jonathan aveva sui 7-8 anni, perché la relazione tra i due coniugi iniziò a sgretolarsi un pochettino e la madre ebbe un periodo insomma di grandi difficoltà. Iniziò bevendo e bevendo alcol non in maniera tra virgolette normale, cioè si ubriacava anche quando lei era l'unica persona a casa che poteva occuparsi dei bambini. La cosa peggiorò sempre di più, infatti questa dipendenza che iniziò con l'alcol si aggravò con droghe più pesanti e purtroppo John a soli 7-8 anni molto spesso doveva occuparsi dei fratellini più piccoli totalmente come avrebbe dovuto fare un adulto. E tra l'altro comunque a 7-8 anni John aveva gli impegni di qualsiasi altro bambino, andava a scuola, doveva fare i suoi compiti, gli sarebbe piaciuto magari andare a giocare con i suoi amici, i suoi compagni di classe, e invece tornando a casa si doveva occupare totalmente dei suoi fratellini, assicurarsi che mangiassero e che facessero anche loro i propri compiti. Il padre non prese per niente in mano la situazione, continuava a lavorare tantissimo e se vogliamo non si preoccupava tanto di quello che succedeva a casa mentre lui era al lavoro. I problemi per questa famiglia continuarono fino più o meno a quando John aveva sui 13 anni, quando accadde qualcosa che lo traumatizzò moltissimo e qualcosa che sarà davvero dura per lui superare anche da adulto. Una sera infatti, mentre il padre si trovava a casa con loro, ebbe un infarto ed essendo John l'unica persona cosciente insomma in quel momento per potersi occupare del padre, fu lui a chiamare il 911 e fu lui a tentare di effettuare la rianimazione, sapete la classica manovra che si fa in quei casi. Purtroppo nonostante John ci provò davvero tanto non riuscì a rianimarlo. All'arrivo dell'ambulanza purtroppo non c'era più molto che si potesse fare per suo padre ed è una cosa che lo segnò moltissimo, perché anche se ovviamente aveva 13 anni, aveva fatto quello che poteva, si era sentito un po' responsabile per non essere riuscito a salvare suo padre. Senza il padre chiaramente le cose per la famiglia iniziarono
a prendere una piega per niente positiva. Chiaramente a quel punto il padre si occupava di mantenere economicamente tutta la famiglia, perché la madre non lavorava, in più la madre aveva anche quella dipendenza, quindi sicuramente trovare un lavoro in quelle condizioni non era proprio la cosa più facile del mondo. Fatto sta che ancora una volta John si occupò della situazione. A quel punto sentiva davvero la responsabilità sulle sue spalle della famiglia e iniziò a fare tutto il possibile per racimolare un po' di soldi. In particolare iniziò ad allenarsi in combattimenti. Tra parentesi faccio un disclaimer qui: io non ne capisco assolutamente niente di sport, di quelli dove si combatte eccetera. Parleremo nello specifico di alcune di queste discipline perché saranno fondamentali insomma nello svolgersi della vita di questo ragazzo, ma tutte le informazioni che ho trovato a riguardo le ho prese da internet, quindi se, anzi come sicuro, dirò magari qualche imprecisione tecnica su questo tipo di sport, non vi offendete, mi dispiace, non ne so davvero molto, ho trovato tutte queste informazioni su internet. Fatto sta che iniziò a combattere, io ho trovato molto spesso questo termine per riferirsi a quella cosa, quindi continuerò a dire combattere, in diverse discipline. Parallelamente continuava ad andare a scuola e da quanto ho letto in realtà John era anche un ragazzo abbastanza intelligente, perché era sempre andato molto bene a scuola, aveva avuto, e in questo periodo questi problemi si aggravarono, alcuni problemi nel senso come studente di comportamento, cioè era un po' un ragazzo ribelle, molto spesso veniva coinvolto in vari litigi con i suoi compagni, in varie risse, e infatti questa cosa gli farà guadagnare, tra virgolette, alcune sospensioni e anche un'espulsione. Dopo il liceo nel 2000 si iscrisse ad un college di nome De Citadel, dove prese in realtà una specializzazione in biologia, quindi per dirvi che sicuramente era un ragazzo molto intelligente, escluso il suo comportamento. Per quanto riguarda il lato carriera, John aveva sempre avuto in realtà le idee abbastanza chiare, nel senso che voleva combattere di lavoro, voleva diventare un atleta di MMA. E a quanto pare, a questo punto, per lui non era solo una passione, ma era anche bravo, nel senso che inizia a farsi strada un po' in questo mondo, a vincere diverse competizioni. È proprio nei primi anni 2000 che avviene una cosa che lancerà ufficialmente la sua carriera da atleta. Otterrà un ruolo nella sesta stagione di The Ultimate Fighter, che io non avevo mai sentito, però in America è abbastanza conosciuta come serie televisiva, e a tutti gli effetti un reality, cioè mi ha ricordato molto Il Grande Fratello, nel senso che ci sono delle persone che vivono all'interno di una casa con delle videocamere che li riprendono. Queste persone non hanno contatto con l'esterno, non possono usare un telefono, non possono sentire i propri parenti, esattamente insomma come Il Grande Fratello. L'unica differenza è che si tratta di, non sono persone qualsiasi, cioè sono atleti di MMA, e ogni settimana si va all'eliminazione, e invece di fare magari come Il Grande Fratello che si vota la persona, insomma il pubblico da casa sceglie chi mandare a casa eccetera, in questo caso le due persone all'eliminazione si scontrano, cioè fisicamente, in una sorta di match. La persona che vince il match rimane nella casa mentre l'altro viene eliminato. In palio per queste persone c'è un contratto con la UFC, che è praticamente l'organizzazione più famosa, più conosciuta e che gestisce forse più competizioni dell'MMA. John entrò appunto nella stessa stagione e entrò in realtà per sostituire un ragazzo che aveva avuto un infortunio, si era rotto un gomito, e come potrete immaginare forse da quello che vi ho già detto, si tratta comunque di un reality estremamente violento, non per una questione di match, perché ok, quello è sport, quindi non so se magari è da considerare così, ma da quanto ho visto il 90% di questo reality sono questi ragazzi che tipo litigano, si ubriacano, fanno delle risse, insomma mi è sembrata una cosa molto violenta comunque dalle poche immagini che ho visto. Anzi, funziona un po' quella dinamica che funziona a volte in certi reality, che più una persona viene coinvolta in drammi, in litigi, in risse, più c'è una risposta positiva da parte del pubblico, cioè più il pubblico si affeziona alla loro figura. Ed è esattamente quello che accadde a John. Infatti divenne in breve tempo uno dei personaggi più riconosciuti, più apprezzati, più acclamati della stagione. What's all over your tat? What are all those tats mean, man? Anarchy. Game bred. That means I was born and bred to fight, never quit. That's a long story. That's a long story. You peeking through keyholes at naked women? What is that? Nah, she's little. She's only like 8, probably 12 or something. She's praying. It says War Machine. It's my fight name. War Machine? Yeah. John War Machine Copenhaver? Yeah. My dad died
I gave him CPR, big deal. Big fucking deal. No, I thought, hey, I'm strong, I got past all of that. Purtroppo verso la fine di questa sesta stagione John viene eliminato dal programma e da qua in poi iniziano un po' di problemi da parte sua con la polizia. Il 2 settembre del 2007 viene arrestato per aver preso parte a un'aggressione nei confronti di un uomo e non fu un'aggressione tranquilla, tra virgolette, nel senso che John di fatto picchiò questo signore e lo strangolò fino a fargli perdere i sensi. Il tutto per un parcheggio, cioè tipo John voleva mettersi in un parcheggio e quest'uomo diceva di essere arrivato prima di lui, sapete, il classico litigio, però era finito così. E tra l'altro ho visto poi un'intervista di John dove parla di questa aggressione e mi ha fatto un po' senso, cioè il vedere come a quel punto fosse così distaccato dalle sue azioni, perché dice di aver fatto un favore a quell'uomo perché lo strangolamento, cioè non l'avrebbe ucciso con lo strangolamento, gli avrebbe fatto solo perdere i sensi, e dice proprio una frase del tipo gli è andata bene perché avrei potuto pestarlo a sangue, una cosa del genere. Ed è infatti in questo periodo che inizia a diventare noto all'opinione pubblica come di fatto personaggio violento. Mi ha ricordato un po', non a livello sportivo, perché come vi dicevo non me ne intendo niente, ma come personaggio pubblico, un po' McGregor, che è un altro atleta di MMA molto, cioè molto conosciuto insomma per atti violenti. Penso che in Italia forse, cioè almeno una persona se lo ricorda magari di più se non segue quel tipo di sport, per il pugno che ha dato a Facchinetti, insomma io me lo ricordo per quello. In ogni caso nel 2008 decide di cambiare ufficialmente, cioè legalmente, il suo nome da Jonathan Coppenhauer a War Machine, che vuol dire tipo macchina della guerra, ovviamente sempre in relazione alla sua violenza e comunque anche allo sport che faceva, suppongo. Nel febbraio del 2008 viene di nuovo arrestato per un'altra aggressione di cui non si sa molto. Fatto sta che forse dal lato etico-sociale non stava proprio andando bene, dal lato sportivo, dal lato lavorativo stava davvero facendo dei progressi enormi, si stava davvero facendo un nome nel campo, stava vincendo un sacco di competizioni e finisce addirittura con il competere nella UFC, che penso sia un po' paragonabile all'NBA di basket, cioè è la competizione più ambita del settore. E fu in realtà un debutto abbastanza acclamato nel settore, perché fece ad un certo punto un knockout, che penso voglia dire tipo quando il tuo avversario perde i sensi, qualcosa del genere, o non si rialza più, penso, ditemelo nei commenti se è una cosa giusta. E per quel knockout in particolare vinse anche un premio come miglior knockout della stagione. Da qua in poi la sua carriera decolla proprio alle stelle e inizia non solo a partecipare alle competizioni più rinomate, ma anche a scontrarsi con gli atleti più riconosciuti e più amati del settore. Nell'ottobre del 2009 annuncia una nuova parte di carriera, una nuova carriera insomma che voleva intraprendere, ovvero la carriera da pornattore. Anche questa carriera fu un mega successo per lui, perché tra il 2009 e il 2010, cioè nel primo anno di carriera da pornattore, partecipò a 13 film per adulti. La carriera, anzi entrambe le carriere, sia da pornatore che da atleta, vengono interrotte nell'agosto del 2010 perché viene arrestato di nuovo, questa volta per un'aggressione in un pub di San Diego, e questa volta si prende una condanna di un anno, che a questo punto è la condanna più alta che si sia mai preso. Prosecutors played surveillance video from in and outside Thrusters Lounge in Pacific Beach. It immediately knocked me back. I grabbed from my mouth and kind of fell backwards onto my butt, and it took me a few seconds to kind of come out of my daze. Bouncer Matthew Compton said the UFC fighter War Machine, who had his name legally changed from John Copenhaver, punched him several times in the mouth. Compton said he was dazed, his lip was split and two of his teeth loosened. Seconds later, he said the brawl moved outside, where another security camera captured the action. Beyond aggressive. Crazy, almost. That's the best way I can describe it. Just, he was seeing nothing else. Questa aggressione fu talmente violenta, evidentemente considerata davvero pericolosa da parte di un giudice, che quest'anno di sentenza che dovette scontare lo scontò praticamente in isolamento. Pensate quanto avevano valutato pericoloso questo ragazzo. Quello che penso un po' io, e non vorrei che magari passasse che in qualche modo stia facendo passare la violenza di questo ragazzo come in qualche modo associata
all'MMA, perché no, non sono esperta, ma ci sono un sacco di discipline del genere dove anzi c'è la regola base e queste cose si attuano solo in campo. Sono sicura che la stragrande maggioranza delle persone che prendono parte a queste discipline sono persone molto corrette e che credono veramente a questa cosa come rilegato allo sport e non portare quelle cose nelle risse, i litigi o per fare insomma un po' i teppisti. Però il problema di persone che sono evidentemente così violente, probabilmente un po' di natura, di carattere, come lo vogliamo definire, è che quando una persona così violenta sa anche, cioè apprende anche un tipo di disciplina del genere, può essere davvero una persona molto pericolosa. Eticamente ovviamente è lo stesso discorso, però un pugno tirato da me o da una persona che non sa, tra virgolette, picchiare, faccio un tipo di danno. Una persona, cioè la me stessa, anche Lisa, ma estremamente allenata in MMA o cose del genere, la stessa persona potrebbe fare un danno molto più grave, e questo è quello che è successo nel caso di John, e penso che sia anche il motivo per cui l'hanno reputato di fatto così pericoloso da averlo messo in isolamento. La condanna di un anno in realtà viene prolungata a 2 anni e 2 mesi, perché nel frattempo vengono fuori altre risse a cui aveva preso parte, quindi gli danno poi delle condanne che vanno ad accumulare. Una volta uscito di prigione, dopo aver scontato la sua condanna, riprende normalmente il suo lavoro da pornatore e da atleta. Inizia anche a postare delle sorte di vlog, io li chiamerei, non sono proprio forse vlog come ce li immaginiamo, però insomma è lui che parla, che racconta delle esperienze davanti a una videocamera. Come vi dicevo, a questo punto è comunque una persona conosciuta non solo nel campo, ma anche ha delle sorte di fan, insomma di persone che lo seguono da quando va preso parte a quel reality. Quindi in questo periodo che addirittura lancia una linea di abbigliamento di insomma maglie, canottiere eccetera, con questa scritta dell'alpha man, tipo mi comporto da uomo alfa, faccio cose da uomo alfa, insomma un po' una roba così. Questi vlog, che di fatto riscossero un discreto successo, nel senso che c'era effettivamente un po' di gente che lo seguiva e che guardava questi suoi video, lui parlava principalmente di risse o di come si era trovato in una certa situazione e avrebbe voluto picchiare una persona, ma poi cercava di trattenersi perché comunque era appena uscito di prigione, quindi insomma non era in una posizione legale molto favorevole. Non vi farò vedere nessuna parte di questi vlog per 2 motivi. In primo, sono abbastanza noiosi, nel senso che, come vi dicevo, racconta semplicemente di quanto si è arrabbiato con persone, eccetera. Secondo motivo, dice davvero una quantità di parolacce impressionanti, ma proprio impressionanti, cioè ogni 2 parole c'è una parolaccia, quindi non sono neanche sicura che a YouTube faccia piacere. Quindi fidatevi sulla mia parola, insomma, dice solo molte parolacce, insulta gente, questo è quello che succede in tutti questi video. Anche la sua carriera da pornatore decolla ancora di più, ed è proprio durante un photoshoot hot, diciamo così, che nell'aprile del 2013 conosce una collega, una ragazza di nome Christine McKinday, in arte conosciuta come Christy Mac. Christy era un'attrice e modella di contenuti per adulti. Era nata in Indiana, aveva avuto un'infanzia assolutamente normale, era cresciuta in una famiglia che le voleva molto bene. In particolare sua madre la descrive come una ragazzina molto diligente, molto silenziosa e soprattutto estremamente brava a scuola. Era, a quanto dice sua madre, una delle studentesse migliori della sua scuola. Al liceo Christy aveva iniziato una relazione con un suo coetaneo e non so se è un po' presi dal momento, insomma, dal fatto che erano la prima relazione una dell'altro, fatto sta che a 18 anni, non appena uscì dal liceo, lei e questo ragazzo si sposarono. Fu un matrimonio molto rapido, senza, diciamo, il consenso di nessuno, cioè sia i genitori di lei che di lui, perché chiaramente erano molto giovani, e infatti questo matrimonio durerà pochissimo, meno di un anno dopo si separarono. Dopo questa delusione, Christy decise di dare un cambio alla sua vita e decise di trasferirsi a Miami. Iniziò facendo la barista o facendo comunque altri lavoretti, insomma, per cercare di racimolare un po' di soldi. Dopodiché venne avvicinata da un'agenzia e con questa agenzia iniziò a lavorare prima come modella e poi in contenuti più per adulti. E in realtà in brevissimo tempo Christy
divenne abbastanza conosciuta nel mondo del porno e dei contenuti per adulti. Ebbe, diciamo, il picco della sua fama nel 2012, quando partecipò in un ruolo, tra l'altro, abbastanza da protagonista, in un film che è tipo una parodia porno di The Dark Knight, Batman per intenderci. Per questo ruolo vinse anche diversi premi e da lì in poi il suo nome divenne sempre più conosciuto nell'ambiente. Tanto che nel periodo in cui conobbe John, in realtà era molto conosciuta. Tra l'altro, nello stesso periodo aveva lanciato addirittura un sito dove praticamente vendeva sex toys e tutta una serie, insomma, di tipo lingerie, queste cose un po' hot, diciamo così. Christy aveva 10 anni in meno rispetto a John e tra di loro fu un vero e proprio colpo di fulmine, nel senso che nel primissimo momento in cui si guardarono decisero entrambi di essere interessato all'altro. Diventarono una coppia ufficiale, cioè proprio anche a livello pubblico, andando a ritirare premi insieme a vari eventi proprio come coppia, da subitissimo, cioè dai primi proprio mesi della relazione, e iniziarono pian piano ad essere anche proprio riconosciuti come coppia, un po' come quelle coppie di persone molto famose, ne abbiamo anche in Italia, no? Che magari quando pensi a uno pensi anche all'altro, molto spesso vanno agli eventi insieme. Loro in particolare avevano iniziato anche a fare diverse sponsorizzate, cioè a lavorare con diversi brand insieme. Anzi, ho letto che stavano anche discutendo di un possibile contratto con Bravo per un reality proprio loro, che avrebbe seguito le loro vite. E anche le loro carriere separate vanno di pari passo, quindi un periodo a livello di carriera lavorativo estremamente positivo per loro. Questo caso penso sia un esempio, tra virgolette, perfetto di come davvero la facciata, cioè quello che ci sembra da fuori, non è quasi mai la vera realtà e quello che c'è dietro. Perché se da fuori sembravano la coppia perfetta, due bei ragazzi, ragazzi di successo, pieni di soldi e destinati a farne altrettanti in futuro, dietro le quinte stavano sviluppando una relazione estremamente tossica. Superata la prima fase romantica, infatti, John iniziò a diventare estremamente ossessivo e possessivo nei confronti di Christy e in diversi episodi anche violento. In molte occasioni la picchiava, la colpiva, la strangolava, abusava anche di lei in alcuni momenti. C'è un episodio in particolare che ha raccontato Christy, dove praticamente si trovavano in macchina, stavano iniziando a litigare, nel senso che in realtà John stava iniziando a scaldarsi e lei a questo punto sapeva quando sarebbe arrivato il momento in cui diventava violento nei suoi confronti, e che si era preparato e praticamente aveva sganciato la cintura di sicurezza per poter uscire dalla macchina al primo semaforo rosso per scappare da lui. Nel maggio del 2014 Christy fu forte abbastanza da interrompere questa relazione. Come sapete, non è per niente facile, come sembra, uscire da questo tipo di relazioni, e come penso immaginiate anche, purtroppo non basta lasciare una persona perché questa persona scompaia semplicemente dalla tua vita. Dopo le prime settimane dove lui cercava davvero di essere molto insistente, finalmente sembrava che, insomma, se ne fosse fatto una ragione e che fosse davvero uscito dalla sua vita. Nei mesi successivi Christy riuscì effettivamente a continuare con la sua vita, a cercare per quanto possibile di dimenticare o comunque di superare tutto il trauma che aveva lasciato quella relazione, tutte le violenze, tutti gli abusi anche psicologici che aveva subito. Iniziò anche a frequentare un ragazzo di nome Corey Thomas. Voglio fare un disclaimer qui subito, prima che iniziamo a parlarne. Ufficialmente non hanno mai confermato che si trattasse di una relazione intima. Ho visto un sacco di articoli in cui si specula su questa cosa. C'è chi dice che in realtà avevano una relazione, insomma, di rapporti. C'è chi dice che in realtà stavano iniziando semplicemente a conoscersi. E sinceramente mi ha fatto un po' arrabbiare come cosa, perché sia una ipotesi che l'altra viene un po' descritta come fosse una giustificazione o una spiegazione in merito a quello che poi è successo dopo. La vera realtà dei fatti è che, a prescindere che queste persone avessero dei rapporti o fossero all'inizio della loro relazione, non cambia assolutamente la considerazione di quello che poi è accaduto dopo. Fatto questo disclaimer, passiamo all'8 agosto del 2014. Quella sera Corey e Christy erano in casa insieme. A fare cosa? Non importa, perché non ci interessa per la storia. Fatto sta che John, per quanto da fuori poteva sembrare avesse dimenticato Christy, ci avesse messo una pietra sopra, avesse rispettato il volere di questa ragazza di interrompere
il rapporto con lui, si era in realtà tenuto una chiave della casa di Christie che aveva a Las Vegas. Di punto in bianco, John entra nell'appartamento di Christie e trova Christie insieme a Corey, il suo nuovo fidanzato, frequentatore, qualsiasi cosa fosse. John li aggredisce entrambi. Inizia con Corey. L'aggressione a Corey durerà una decina di minuti. Inizierà a picchiarlo, a colpirgli il viso e infine a strangolarlo. Quello che sappiamo è che da questa aggressione Thomas aveva un naso rotto, diversi graffi e contusioni e una decina di morsi in tutto il corpo. Alcuni dei morsi ce li aveva anche in faccia e secondo me questa cosa dei morsi è a riprova un po' di quanto fosse violenta questa aggressione, dello stato mentale secondo me anche un po' di John. Fatto sta che dopo averlo strangolato gli fa giurare di non dire niente alla polizia. Corey giura e lui lo lascia semplicemente andare, cosa che non riesco a capacitarmi sinceramente di come se l'ha lasciato andare, come sia successo tutto quello che è avvenuto dopo, perché nelle due ore successive, John si accanì e si viziò Christie. In due ore sono sicura al 100% che Corey avrebbe potuto chiedere aiuto, far chiamare a qualcuno il 911. In ogni caso, purtroppo questa cosa non avvenne. Christie venne picchiata, torturata, tagliata in alcune parti con un coltello e anche violentata da John. Nel corso di queste due ore lei perderà i sensi diverse volte. Ad un certo punto, quando riprenderà conoscenza per l'ennesima volta, si accorse che John era andato in un'altra stanza a prendere cosa, non lo sapeva e probabilmente non lo sapremo mai. Fatto sta che approfittò di quel momento per uscire sul balcone, lanciarsi da lì e in realtà c'erano pochi metri, insomma, da il primo piano praticamente, e riuscì a raggiungere il giardino della vicina e a chiedere aiuto di fatto ai suoi vicini, che chiameranno il 911. All'arrivo della polizia e dell'ambulanza purtroppo John non c'era più, era scappato, aveva capito che Christie era riuscita a scappare e evidentemente a chiamare aiuto. Christie aveva in tutto 18 ossa del viso rotte, compreso il naso, 12 denti mancanti, diverse costole rotte e il fegato lesionato. Ovviamente i medici si occuparono subito di lei e riuscirono fortunatamente a salvarla. Nel frattempo, a questo punto, solo a due ore di distanza, anche Corey si era deciso a chiamare la polizia. Disse di averci messo così tanto perché aveva paura, era stato traumatizzato da quello che aveva subito, cosa che, vabbè, io non posso giudicare, nel senso che fortunatamente non mi sono mai trovata in una situazione simile e spero di non ritrovarmici mai, ovviamente. Fatto sta che Corey non avrà nessun tipo di ripercussione legale per questa omissione, tra virgolette, di soccorso. John, nel frattempo, non si sapeva dove fosse e la polizia non saprà dove John si trovi per i successivi giorni, fino al 15 agosto, quando il ragazzo decise di postare dei tweet sul suo account, cosa che permise alla polizia ovviamente di rintracciarlo e di arrestarlo di conseguenza. In questi tweet c'erano scritte delle sorte di sfoghi di come nessuno lo comprendesse, di come nessuno poteva capire quello che stava passando. Tra l'altro lo arrestarono proprio a Simi Valley, la sua città di origine. Nell'attesa del processo viene incarcerato e il 14 ottobre del 2014 viene trovato intorno alle 21:30 senza, privo di sensi insomma, nella sua cella, con un lenzuolo girato attorno alla gola. Aveva tentato di togliersi la vita, però fortunatamente riuscirono a soccorrerlo e lo salvarono. Quel 14 ottobre sarebbe dovuto iniziare il processo che verrà rimandato al 2015 e poi infine finalmente al febbraio del 2017. Al processo John si dichiarò non colpevole, nonostante ovviamente con due vittime ancora in vita, che tra l'altro testimoniarono entrambe al processo. Insomma, la cosa di non colpevolezza, mi dichiaro non colpevole, non servì tanto ovviamente in questo caso. Al processo Christie raccontò non solo l'ultima violenza subita, ma anche diverse violenze subite nel corso dei mesi della loro relazione. Testimonia anche la madre di Christie, che racconterà a tutti un episodio di violenza a cui lei stessa aveva assistito quando sua figlia e John stavano ancora insieme. Lei si trovava nella stanza degli ospiti, dove stava, insomma, quando stava da sua figlia. Aveva sentito diverse urla, quindi chiaramente era corsa a vedere cosa stava succedendo e praticamente c'era Christie con un segno rossissimo alla gola,
le chiese che cosa era successo e lei disse che John aveva tentato di strangolarla. Chiaramente la madre di Christy si arrabbiò moltissimo, minacciò di chiamare la polizia e nel momento in cui disse questa cosa John si mise a fare le valigie e se ne andò, non prima di aver urlato più volte a Christy che lo avrebbe uccisa. Dopo aver assistito a questa cosa, chiaramente, come penso qualsiasi persona e qualsiasi madre, aveva cercato di convincere in tutti i modi sua figlia a lasciarlo e infatti poco tempo dopo questo ultimo episodio Christy lascerà ufficialmente e definitivamente John. We, the jury in the above titled case, find the defendant War Machine, aka Jonathan Copenhaver, as follows. Count 1. Battery constituting domestic violence strangulation, ferret cage. Guilty of battery constituting domestic violence. Court, count 2, coercion. Alla fine del processo John verrà condannato all'ergastolo con un obbligo di scontare almeno 36 anni di prigione prima di poter richiedere la libertà condizionale, il che vuol dire che al minimo della sentenza sarà in prigione fino al 2053. Questo è tutto quello che ho trovato sul caso di oggi, che è un caso, come potete immaginare, in realtà molto conosciuto. Adesso in Italia io non l'ho sentito tanto, però in America è sicuramente un caso molto conosciuto, soprattutto per il fatto che ha coinvolto due persone che al tempo erano comunque molto conosciute e famose. Da quello che so, Christy ha fondato un'associazione che si occupa di aiutare le donne che sono state vittime di abusi domestici. Sicuramente l'esperienza che ha avuto è stata estremamente traumatica, probabilmente qualcosa con cui dovrà fare i conti per il resto della sua vita, però di fatto sta bene, sta meglio. Come al solito, fatemi sapere cosa ne pensate del caso nei commenti. Grazie per essere stati con me fino alla fine del video. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, che stanno uscendo delle puntate di un po' podcast, in molti me l'avete chiesto. Il podcast si chiama Red Room e non è un podcast normale, è un video podcast, quindi vi lascio anche in descrizione il link al canale YouTube di Red Room. È un podcast dove non sono da sola, vi raccontiamo, diciamo, alcuni casi di cronaca nera, di true crime, di paranormale, di storie un po' misteriose, insieme ad Andrew Files. So che molti lo conoscete già, ve lo raccontiamo un po' a quattro mani, diciamo così. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.